un anno e mezzo che rinviano sto processo, sto Rubiter, ma soprattutto continuano a rinviare da tutto questo processo. È nato da Ruby Bis, da tutte le corruzioni che ci sono state nel Ruby Bis, perché qualcuno, sapete, come sapete, ha corrotto sia i testimoni che gli imputati. Quindi, solitamente quando un processo è falsato dovrebbe essere interrotto, non l'hanno interrotto, hanno continuato nonostante tutto. Adesso rinizia questo e siamo ancora qua, un anno e mezzo che rinviano. Non so cosa vogliamo fare, signori. Si è stufato, insomma. Vedete voi? Ci siamo stufate perché noi non siamo qua a fare le sceme, anche perché sinceramente tutt'oggi non ho ancora capito perché mi hanno messo dentro questo casino, visto che sapevano molto bene che poi avrei avuto questa reazione, no? Siamo in un palazzo di giustizia, è il loro lavoro sapere delle persone, no? E allora cosa c'è da stupirsi adesso? Le posso fare? Perché le cose si sanno, tante cose, nessuno parla, aspettano gli altri che lo facciano. Beh, io l'ho fatto, allora cosa facciamo adesso? Una domanda che esula un pochettino, l'ha visto il film di Sorrentino? Adesso basta, abbiamo avuto pazienza per 8 anni, abbiamo assecondato, ho avuto rispetto della giustizia, direi che 8 anni sono tanti. Adesso quel rispetto è finito, signori. O ci diamo una mossa o se no succedono altre cose. Le posso chiedere per caso se ha visto il film di Sorrentino? No, non l'ho visto. Non l'ho visto perché non è una roba sinceramente che mi interessa. Con tutto il rispetto per Sorrentino, non è per lui, ma Però più che altro tocca dei temi. non ho voglia di vedere certe scene, non ho voglia di ricordare certe cose, solo per quello che non l'ho visto. Ma non per altro. Poi magari capiterà sicuramente che lo vedrò.